Adesso abbiamo un'altra coppia, dico bene? Ah, sì, è vero. Abbiamo, stiamo arrivando al gran finale di questa serata. Stiamo arrivando al gran finale. La gara di battute, ci sono le sedie, campionato nazionale, mondiale addirittura, se possiamo così dire, di battute. Di... improvvisate le battute. Anche, loro sono i grandi improvvisatori, vediamo. Loro sono Pozzoli e De Angelis. Abbiamo lo sfidante Pozzoli e il campione in carica De Angelis. Piacere, complimenti. Grazie, grazie. Benissimo, accomodatevi. Ve l'ho già detto, loro sono dei grandi improvvisatori. Sì. Dite un tema, loro improvvisano. Dite un tema, qualsiasi. La finanziaria. Finanziaria. Bisogna fare economia, l'ha detto Tremonti, lei mi sembra che è partito dall'alto. Grazie. Finanziaria? Lei? Bella questa. Ecco. No, la mia difficoltà è lo sfidante, ancora poco. Vai, partite col vostro campionato, via, De Angelis. Sa cosa fanno due a letto? No. 20 al chilo. Grazie. Allora, Vabbè, è appena iniziato. Vediamo, vediamo il ciuffettino qua. Il ciuffettino. Che sembra simpatico, ma è un ciuffettino. Cioè, lavora di naso, prego. No, 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 lavora di simpatia, di profilo, prego. Chirurgia estetica. Dottore, scusi, che cosa posso fare per il mio doppiamento? Facile. Le aggiungo una bocca. Bella, dai. Vabbè, non è male. Direi anche riscaldando. Non siete obbligati a applaudire sempre. Sa cosa dice un cammello quando vede una duna? No. Che macchina di merda. Non c'è più. Questa non è male. Cosa dicevi? Tocca a lei. Battuta per i bimbi. Un bimbo dice a un altro: ti scappa la cacca? No, no, la faccio e resta ferma. Niente male, Credo che lei tifa per il nostro ciuffettino. Sa che gelati davano al bar del Titanic? No. Solo affogati. No, quasi glaciali, agghiaccianti. Prego. Vai. Non me l'aspettavo questa, molto... No. Quindi? Chiedo l'aiuto da casa. Si può? Quella... un aiutino. L'ultimo sì. modello Piccolo. Proprio. Sì. Fa le foto? Sì, le incornicia anche. Mamma? Ciao. Ascolta, passami il cane. Bart? Ciao. Ascolta, potevi gentilmente quella battuta che dice al parco? Quella... Che bastardo. Gliela dico, ok. Ciao, ciao, ciao. Bau. Era cane. E qui? Sa come è morto Re Artù? No. È caduto dall'Excalibur. Questa, no, questa è una tristezza. Sono costretto a ricorrere a battute da bar. Qui? Sì. La sua donna la chiamo antitetanica. Perché? Perché è obbligatorio farsela. Vai, tocca a te. Tu scegli. Sì, sì. La tua la chiamo tanga. Perché? Perché mi sta sul culo. Beh, per favore. Beh, doppio senso. E ricorre qua, va. Doppio senso. La tua la chiamo... la chiamo Luna Park. Perché? Perché quando mi tiro le palline io poi le regalo il pesciolino. Riprenditi un po'. Mi lasciamo soli. La tua la chiamo maionese. Perché? Perché se smetto di sbatterla impazzisce. La tua la chiamo Zecchino d'Oro. Perché? Perché ce la siamo fatta in 44 e fila per 6 con il resto di due. La tua donna la chiamo Modem. Perché? Perché quando me la faccio fa... Carina, la tua... Non sono ancora connesso. Quanto dura? Non c'è cosa 6K è lentissimo. Ah, io la sua la chiamo Ozono. Perché? Perché il suo buco lo conoscono tutti. Scusi, c'era sul National Geographic questo mese. La tua la chiamo Bergamo. Perché? Perché me la son fatta de Hülen de Hotta. Va bene, mi lascia. Allora. Io la tua la chiamo Cortina. Perché? Prima la faccio da un pezzo. Gioco il jolly. Ma si può? Si può? Sì che si può. La tua donna la chiamo Puzzle. Perché? Perché il pezzo che manca ce lo metto io. Complimenti. Va bene, la gara è finita, signori. Niente male, niente male. Ma perché ha lasciato giocare il jolly? No, una fuori concorso. Fuori concorso. Che differenza c'è fra i capelli di Bisio e Savoia? Quale? I Savoia sono tornati. Non male, questa. Purtroppo. Defetti. Signori. Un'altra. Per la Juve e Bisio? La Juve almeno un cappello ce l'ha.
Signori, per il campione in carica di Angeli, si applausometro. È andata. Grazie. Thank you very much, Milano. Bene, è inutile fare la controprova, signori, rimane... Grazie. No, c'è Vanessa che vorrebbe fare una prova. Sì, anche per... la burocrazia, siete legati a queste... Un applauso. Un applauso per Gianmarco Pozzoli. Ma vieni! Non me l'aspettavo, anche oggi qua per Emergency. Non me l'aspettavo. Vabbè, diciamo che se l'è cavata per il rotto da cuffia questa volta, può salutare il pubblico. Sì, io accetto molto sportivamente questa sconfitta perché espresso veramente da un pubblico molto sportivo, al di sopra delle parti, con un piccolo commento che sgorga dal cuore. Bastardi. Vabbè. Pozzoli e De Angelis, grazie! Grande mago! Io ce l'ho migliore. Che Luana! Voi queste carte di credito avete, Marconi? Enrico Bertolino! Ninja! Non con la S, Tamamoto. Gioco il jolly. Grazie, grazie, grazie.